Dottore Di Bella, 12ª edizione di questi incontri, e credo insomma che c'è da essere soddisfatti, perché ho visto che c'è una platea attenta e interessata. Platea attenta, interessata e anche direi molto qualificata. Abbiamo tutti i primari di pneumologia, di cardiologia, tutti geriatri siciliani più qualificati, primari di geriatria, cattedratici. Insomma, nella nostra 12ª edizione è sicuramente molto ben riuscita, ottimi auspici di completo successo. Già sono 20 anni che noi facciamo questa esperienza, abbiamo iniziato nel 96 e questa è già la 12ª edizione, a volte coincideva con il congresso della società scientifica, a volte l'abbiamo comunque realizzata indipendentemente da questa, proprio allo scopo di cementare quel processo di identificazione in un gruppo vincente che è quello comunque della medicina geriatrica e dei geriatri. Poi, perché come diceva il mio amico Mimmo Mogeri, la geriatria è la medicina della complessità, è la medicina della popolazione, a differenza della medicina interna con la quale come dire, viene millantata una forma di equipollenza, in realtà le differenze ci sono e sono sostanziali. E dagli ultimi dati addirittura Istat si è visto che mentre noi prima guadagnavamo nell'ultimo ventennio ogni 3 anni, ogni 2 anni, 3 mesi di vita, invece ora nell'ultimo diciamo, rapporto Istat si è visto che sia l'uomo che la donna non stanno più allungando la loro vita, la loro speranza di vita. Questo perché? Perché fondamentalmente i nuovi cambiamenti del sistema sanitario e la ridotta prevenzione, che è l'arma più importante, ha fatto sì che i nostri anziani stanno aumentando, come dico io, nonostante la sanità che li assiste, e però molti degli ultimi anni sono veramente di sopravvivenza, più che di vivenza.